Pronto, lasciate un messaggio o vi richiamo. Che cosa esattamente non ricordi? Chi precisamente non hai preso in giro? Vuoi un regalo di non compleanno? Con l'esercizio puoi abituarti a credere anche le cose impossibili. Se un senso non c'è, non dobbiamo cercare di trovarlo. La ricerca di senso e il gusto dei paradossi fanno parte della vita di Pier Giorgio Odifreddi, che, come scrive lui stesso, concretizza da 24 anni la sua passione in un'ossessione che l'ha inchiodato alla sua scrivania a viaggiare mentalmente nel paese delle funzioni matematiche. Insegna logica matematica a Torino, così come ha fatto in università russe, americane, australiane e cinesi. Secondo il titolo d'un suo libro è un matematico impertinente. No, ci mancherebbe, quello mi è stato affibbiato naturalmente dall'editore, adesso cioè, me lo porto come un marchio d'infamia, no? Matematico impertinente forse perché per i matematici essere pertinenti significherebbe parlare di matematica, per l'appunto. E quello era il sottotitolo per l'appunto di un libro di cui adesso sto preparando tra l'altro la seconda parte che avrà come sottotitolo Il ritorno del matematico impertinente o non sappiamo ancora bene Il matematico impertinente colpisce ancora, no? A seconda di quale citazione classica, no? Si vorrà fare. E l'impertinenza in questo caso è il fatto di far vedere che il matematico può anche essere impegnato per esempio socialmente, politicamente, teologicamente o artisticamente. Infatti quel libro in particolare era una collezione, no, di saggi in cui si faceva vedere come la matematica, ed era questo poi tra l'altro lo scopo del libro, come la matematica, dicevo, in realtà entra in tutti i campi del sapere umano. Spesse volte noi guardiamo, leggiamo i giornali, seguiamo i media di tutti i generi, la radio, la televisione, eccetera, e non facciamo attenzione a quella che è l'essenza del problema. Se noi leggiamo i quotidiani, per esempio, ci sembra che i grandi problemi della nostra società, per esempio italiana, del momento, siano gli omicidi, cioè l'ordine pubblico, siano la droga, i morti per droga, l'AIDS, no, il flagello di Dio, no, e così via. Ebbene, tutte queste tre cause messe insieme in un anno in Italia provocano soltanto, naturalmente tra virgolette, perché ogni morte, si diceva, quando la campana suona, suona per te, no? Però in ogni caso soltanto 2.500-2.400 morti all'anno, che confrontati per l'appunto, no, ai morti sempre in Italia ogni anno, per questioni legate al tabacco e all'alcol, che sono 120.000, no? In Italia una cifra enorme, spaventosa, no? Cioè che significa 10.000 morti al mese, no? Il che significa 300 morti al giorno, un jumbo, no? che cade praticamente, no? Ogni giorno in Italia, no? Pieno di per l'appunto, no? Alcolizzati, no? E tabagisti. Queste sono le cifre. Allora, lavorando, no? Per l'appunto, no? Su questioni oggettive come queste, no? Ci si accorge di quali siano in realtà i veri problemi, di quali invece siano forse le distrazioni che il potere oppure i media, no, cercano di darci in pasto, per così dire, no, forse per distrarci da quelli che sono invece i problemi essenziali della società. E la matematica può svolgere questo ruolo, perlomeno. E l'ultimo suo lavoro raccoglie i paradossi. Paradossi, ovvero oltre l'opinione comune. L'opinione comune spesse volte si sbaglia, cioè, anzi possiamo anche dire molto più esplicitamente quasi sempre sbagliata. E allora andare oltre l'opinione comune significa semplicemente andare alla ricerca della verità. Naturalmente la verità è nascosta, dobbiamo, come diceva Einstein, sollevare un lembo del grande velo che la nasconde, no? E fare questo richiede appunto allenamento, richiede fatica e soprattutto richiede anche un certo atteggiamento, io credo, no? E l'atteggiamento è proprio questo, no? Di saper cogliere il paradosso delle situazioni più disparate, cioè nella letteratura, nell'arte, nella vita quotidiana, no? Eccetera, e poi di lì, no? Farne, come avrebbe detto Kierkegaard, un trampolino di lancio, no, verso appunto la scoperta di quello che è la vera essenza della realtà. E questo tra l'altro non soltanto nei campi che abbiamo citato, che sono forse i campi che interessano di più il pubblico che legge libri, no, oppure la gente comune, come si dice, no, ma anche addirittura nella scienza. Cioè il paradosso è estremamente stimolante nel campo scientifico, nel campo matematico, perché spesse volte ci sono anche lì dei pregiudizi, se così possiamo chiamarli, no? L'opinione comune crede qualche cosa, per esempio l'opinione comune in matematica ha una forma ben precisa, si chiama congettura. Ora, non sempre le congetture sono vere, no? Proprio perché si chiamano congetture, no? Devono essere verificate. E verificare una congettura oppure refutarla è per l'appunto quello che significa andare oltre il paradosso. Viene da dubitare che un buon numero di giornalisti, imputati, avvocati e parlamentari
abbia mai fatto anche solo la scuola dell'obbligo, se non riesce neppure a distinguere tra assioma e teorema, cioè tra un'affermazione accettata per fede e una che invece è dimostrata con la ragione. È successo più volte, anche senza voler far nomi, intanto li conosciamo tutti, no? Che molti politici ricevessero per esempio avvisi di garanzia o non so, chiamate di correo in tribunale, no? E dicessero contro di me c'è un teorema, però un teorema in matematica è qualcosa di dimostrato, allora il titolo il giorno dopo dovrebbe essere ah sì, il politico tal dei tali ammette che contro di lui ci sono delle dimostrazioni provate, no? Ma non è quello che il politico voleva dire, no? È semplicemente un po' un abuso appunto delle parole, no? E i politici dimostrano di non saper fare 2 più 2, no, nel senso letterale di non sapere il significato della parola teorema, dovrebbero dire per esempio appunto contro di me c'è una congettura, no? Oppure si parte da delle false ipotesi, eccetera. L'ottavo comandamento ordina di non mentire ed è imbarazzante che debba farlo in maniera negativa, visto che in molte lingue, italiano compreso, non esiste nemmeno un verbo che significhi dire la verità. Non mentire è, a quanto pare, un'azione tanto rara che non vale neppure la pena di battezzarla. Quindi forse bisogna anche fare un appello, no? Che la si smetta di usare queste parole, anzi forse bisognerebbe che questi politici fossero condannati per questo motivo perlomeno, cioè per abuso di terminologia matematica, 6 mesi in galera, che poi tra l'altro non fanno poi così male, perché ad esempio ricordo di un caso, Bertrand Russell, che poi prese il premio Nobel per la letteratura e fu mandato in galera per 6 mesi nel 1918 per pacifismo e scrisse un meraviglioso libro che si chiama Introduzione alla filosofia della matematica. Chissà mai, magari qualcuno di questi politici, pensando appunto, no, alle proprie colpe che sono appunto l'abuso di terminologia matematica, no, potrebbe poi scrivere un bel libro, no, e pagare magari anche altre colpe che è molto più difficile dimostrare, perché poi si sa che in tribunale la verità è difficile che venga a galla, anzi c'è un teorema famoso in matematica, visto che stiamo parlando di teoremi, che è il famoso teorema di Gödel, e il teorema di Gödel si può parafrasare semplicemente dicendo questa frase: ci sono verità indimostrabili. Un paradosso della politica che lei cita è quello che riguarda il sistema maggioritario, è un paradosso per cui uso l'immagine di un gelataio, anzi di 2 gelatai su una spiaggia. Sì, questo naturalmente è poco rispettoso nei confronti dei politici, non volevo dire che i politici fossero dei gelatai, cioè naturalmente le due, perlomeno la professione del gelataio è una professione estremamente seria, no? Così come quella del politico ovviamente, però l'idea è molto semplice, cioè, semplicemente il paragone, no, che facevo è, supponiamo di stare su una spiaggia lunga per esempio 1 chilometro e che ci siano 2 gelatai che nella metafora, no, dovrebbero essere per esempio i 2 poli, no, che si presentano alle elezioni. Ora questi gelatai stanno cercando naturalmente di acquistare il maggior numero di voti, no? E nel caso dei gelatai ovviamente, no, di vendere il maggior numero di gelati. Che cosa fanno? Qual è la distribuzione razionale? Dove dovrebbero porsi questi 2 gelatai sulla spiaggia in modo che coloro che devono comprare i gelati avessero la comodità maggiore? È ovvio che se la spiaggia è lunga 1 chilometro, i 2 gelatai dovrebbero stare a 250 metri dalla fine, no? dai 2 estremi, perché in questo modo coprirebbero, no, metà chilometro ciascuno, 500 metri ciascuno. Ora però è chiaro che i 2 gelatai sono furbi così come i politici, no? E per esempio quello che sta da questa parte dice: ma insomma quelli che stanno alla mia sinistra ovviamente dovranno sempre venire a comprare il gelato da me, no? Quindi se io mi sposto un pochettino più a destra, no, rubo al mio collega un pochettino del mercato, diciamo così, no? O un pochettino di voti, no? E quindi gli altri continuano a votare per me, un po' di quelli che votavano per lui mi sono passato a votare, ma naturalmente era un po' verranno a comprare il gelato da me, ma naturalmente l'altro gelatai, non è che i gelatai siano sono tutti più o meno della stessa forza, no? E quindi anche l'altro dice: beh, allora anch'io mi sposto un pochettino di qua, no? Per lo stesso motivo, e così via. Risultato: i 2 gelatai si pongono esattamente nello stesso punto a metà della spiaggia, no? E noi che dobbiamo comprare i gelati, poverini, se siamo a un estremo, sinistro-destro per esempio, della spiaggia ovviamente, no? Ci tocca fare 500 metri, no? E molte volte possiamo anche decidere per esempio di non andare a comprare il gelato. E questo è quello che succede per esempio appunto nelle elezioni, poiché i 2 poli alla fine, no, fanno questa corsa cosiddetta al centro, no? Per cercare di conquistare, per l'appunto di rubare ciascuno all'altro un po' dell'elettorato, il risultato è poi che alla fine, no, gli estremi, cioè l'estremo sinistro e l'estremo destro, non vengono più rappresentati e alla fine con
conseguenze anche tragiche, per esempio la rinascita del terrorismo in parte, no, è anche dovuta a questi fatti, cioè che non c'è una copertura a sinistra o a destra, no, di esigenze politiche, no, e questo è, non c'è proprio per un motivo appunto, no, che è di situazioni di questo genere. George Bernard Shaw definiva la democrazia come l'assicurazione di non essere governati meglio di quanto ci merichiamo. E aggiungeva che l'avvento della democrazia aveva sostituito la nomina di pochi corrotti con l'elezione di molti incompetenti. Possiamo garantire ai telespettatori che questa intervista contiene almeno un errore, come il suo libro. Ci spiega qual è? Così nell'intervista come nel libro, un'affermazione del tipo questo libro contiene almeno un errore è sempre vera, perché se nel libro non ci sono errori, allora vuol dire che c'è un errore è sbagliato. E se invece ce ne sono, dire che c'è un errore è giusto. Quindi in tutti e due i casi non ci sono effettivamente degli errori, e nell'intervista ci sono stati degli errori, però sta al lettore, sta all'ascoltatore cercarli, no, e trovarli.